Ciao! Benvenuto in questo nuovo video post dedicato questa volta all'invidia. Che cos'è l'invidia? Partiamo dal presupposto che la nostra integrazione coscienziale fa sì che ci avviciniamo sempre di più all'unificazione di quelle che sono le informazioni che percepiamo come divise provenienti dal nostro essere profondo. L'obiettivo appunto fondamentale è cercare di comprendere queste informazioni e di integrare queste informazioni che sono quelle derivate dall'informazione del sentimento e dall'informazione dell'emozione. A questo punto abbiamo visto in post precedenti che l'informazione unificata corrisponde proprio alla voce del nostro essere profondo e che si esprime attraverso appunto l'amore. Quindi l'amore è il nostro essere profondo, è la libertà ed è appunto tutto ciò che è il senso della vita, perché è la vita stessa. Quindi il nostro essere profondo vive in una dimensione completamente reale. L'obiettivo che però abbiamo nella virtualità è cercare di comprendere le nostre limitazioni virtuali, illusorie e i nostri specchi affinché questi possano essere accettati ed integrati e affinché la nostra esperienza, il nostro fare all'interno di questa realtà porti beneficio coscienziale, ossia porti un'evoluzione tale affinché la coscienza stessa possa espandersi e possa conciliare quello che è il creatore con la sua creatura, cioè il mondo virtuale. Quando non abbiamo questa integrazione, noi cominciamo a provare tanti sentimenti contrastanti. Quello più evidente è appunto quello dell'invidia. Perché tutte le volte che ci specchiamo nella persona che noi invidiamo, vediamo che c'è una parte di noi che non è stata integrata, non è stata risolta e quella parte ci procura un forte dolore interiore, tanto che noi possiamo anche provare rabbia e possiamo avvelenarci perché non riusciamo a comprendere questo sentimento che tanto ci attanaglia. Ci sentiamo come messi al muro da questo specchio che ci si pone davanti e che ci mostra quella parte di noi che non riusciamo in alcun modo ad accettare, ossia quella parte di noi che ha deciso di non cambiare. Tutto questo materiale invidioso, cioè tutta questa incapacità all'integrazione, viene repressa in quella che è la zona di discomfort di cui abbiamo parlato in post precedenti. Questa zona di discomfort, tra virgolette, è una zona in cui noi cerchiamo di immagazzinare tutti i problemi non risolti, per cui ogni volta che ci troviamo di fronte a un altro essere umano che ha necessariamente una consapevolezza diversa dalla nostra e noi non abbiamo raggiunto quella consapevolezza e comunque non abbiamo nessuna intenzione di cambiare perché non vogliamo provocare dei terremoti nella zona di discomfort, la quale zona è confinata nella nostra psiche, è molto dolorosa, è un magazzino di problemi e di questioni irrisolte. A questo punto ci troviamo nella condizione che la persona che abbiamo di fronte, che rappresenta tutto questo malessere di non integrazione, deve essere necessariamente distrutta, cioè deve essere eliminata dalla nostra psiche e di nuovo confinata in quella zona. Ogni volta che le vediamo noi stiamo male, ogni volta che noi proviamo questo sentimento noi stiamo male. Questo perché il sentimento ha una sua causa ed effetto, perché abbiamo detto che è generato da una parte che non ha appunto lo spazio, ma ha la concezione del tempo. Per cui in questa linea di sequenza temporale noi abbiamo una causa ed un effetto, ed è che proprio la caratteristica appunto della dualità. Ci incastriamo nella causa ed effetto e scambiamo anche molte volte l'effetto stesso con la causa, per cui ogni volta che incontriamo una persona per cui proviamo invidia, noi stiamo male. Perché noi stiamo male? Stiamo parlando di una proiezione con cui noi ci siamo identificati e con cui abbiamo affrontato la virtualità dimenticandoci il nostro essere profondo. Ma il nostro essere profondo c'è sempre e quella zona di discomfort è attivata ogni volta che un'altra persona ci fa da specchio.
Questa perché avviene questo scontro interiore? Perché l'altro noi lo percepiamo come staccato da noi. E tutte le volte che questa persona ci si pone di fronte, ci fa da specchio e noi la vediamo staccata, noi pensiamo di poterla convincere. E per manipolarla abbiamo necessità di cancellare, di rompere lo specchio. A questo punto, quando non ci riusciamo nella nostra manipolazione, noi cominciamo a diventare insofferenti e cominciano ad uscire tutta una serie di sentimenti come la rabbia e anche fondamentalmente la tristezza che ci tengono legati alla dimensione virtuale. A questo punto, se noi osserviamo questo fenomeno e ci rendiamo conto di che cos'è il meccanismo dell'invidia che noi abbiamo attivato perché abbiamo decisamente voluto attivare questo meccanismo che ci incastra nella virtualità perché non vogliamo cambiare, non vogliamo adeguarci al mondo del divenire, non vogliamo sforzarci a riflettere su noi stessi, non vogliamo attacere noi stessi, ci troviamo che al posto di vivere noi sopravviviamo. Ciao, al prossimo posto!